Il 2020 indubbiamente è stato un anno particolare che ha messo un po' tutti alla prova. La pandemia è stata un qualcosa di non conosciuto e di difficile comprensione per tutti. Ci ha fatto vivere un anno in maniera sospesa, quindi ha cambiato le nostre abitudini. Allo stesso tempo però forse ci ha più responsabilizzati individualmente, facendoci capire che il vivere in una collettività voleva dire avere anche comportamenti importanti per tutte le persone che ci stavano incontro. Speriamo che con la fine di questo 2020, che già purtroppo era iniziato male, con la conclusione del 19, con il terremoto che aveva colpito in maniera forte anche il nostro comune, possa però con l'avvicinarsi dell'inizio del vaccino con il 2021 nel portare più serenità a tutte le persone, ma allo stesso tempo anche ridare fiducia a tutte quelle attività economiche che hanno avuto difficoltà col proprio lavoro o tutti i lavoratori che in questi mesi, in queste settimane hanno dovuto rinunciare alle proprie prestazioni per la difficoltà generale, appunto, come dicevamo all'inizio, per questa sospensione della nostra vita che in molti casi c'è stata nel 2020 causa pandemia Covid. Un ringraziamento particolare lo dobbiamo fare sicuramente a tutti gli operatori sanitari, a chi ha lavorato insomma dalla medicina di base fino agli ospedali, alle associazioni di volontariato, perché comunque si sono molto prestate e attivate nel sostenere tutti noi, nel cercare quindi anche di dare conforto alle tante domande della popolazione, ma soprattutto a curare dentro gli ospedali le persone che hanno avuto le difficoltà causate dal Covid. Purtroppo ci sono stati anche dei decessi, neanche il nostro comune è stato coinvolto. Però nell'avvicinarsi al Natale è giusto anche avere una sensazione, uno spirito di speranza. Quindi ormai vivremo queste feste in maniera diversa dall'abitudine, però forse ci faranno anche capire il senso maggiore della vita e forse avere ancora di più uno sguardo di visione per il futuro e di speranza. Quindi a me non resta che augurare un felice Natale, ma soprattutto un miglior anno nuovo. Su quello davvero dovremo concentrare i nostri sforzi in quest'ultima parte dell'anno e all'inizio del 2021, per sperare davvero che ci sia un'inversione di tendenza con la pandemia, ma soprattutto ci sia un'inversione di tendenza, una fiducia maggiore in noi tutti, nelle attività economiche, in tutto il sistema che ci circonda, quello delle relazioni e delle attività che ci fanno vivere e sostenere e stare soprattutto nella nostra comunità. Quindi davvero un felice Natale e soprattutto un miglior 2021. Nell'ultima variazione di bilancio fatta nell'ultimo consiglio di novembre, quali interventi sono stati inseriti? Ce lo spiega l'assessore ai lavori pubblici del comune di Scarpieri e San Piero, Marco Recati. Nell'ultima variazione di bilancio, quella fatta nell'ultimo consiglio di fine novembre, sono stati inseriti 4 interventi molto importanti. Uno riguarda la deviazione di un innesto in fognature di acque meteoriche in via Sorelle dei Poveri a San Piero. L'intervento avrà un importo di 50.000 euro e questo eviterà in futuro quei continui allagamenti che si sono verificati nella zona, perché l'acqua meteorica, entrando appunto all'interno del sistema fognario quando le precipitazioni erano eccessive, esondava e allagava tutta la zona. Altri due interventi molto importanti sono le due frane, una sulla strada che va al Mulinuccio e l'altra tra Marcoiano e la Castellana. Sono due interventi ingenti. La frana tra Marcoiano e la Castellana si aggira intorno ai 270.000 euro e permetterà nuovamente agli abitanti della Castellana di poter transitare tramite Marcoiano e Bagnatoio per arrivare a Sant'Agata e poi a Scarperia. Ad oggi sono costretti a passare da Gagliano. L'altra frana, quella del Mulinuccio, per un importo di 160.000 euro, permetterà di ricostruire la vecchia viabilità che porta alle case sparse che ci sono intorno alla zona del Mulinuccio e anche all'attività produttiva del lago stesso. Poi partiranno anche i lavori di completamento delle asfaltature e dei marciapiedi di Cardetole, 173.000 euro, eravamo rimasti tempo fa con i lavori fermi perché dovevamo ritrovare delle risorse e con questi 173.000 euro andremo a completare anche tutte le asfaltature e i marciapiedi appunto nell'abitato di Cardetole a San Piero a Sieve.
Con l'assessore agli affari generali del comune di Scarpieri e San Piero, Pietro Modi, si parla di sicurezza stradale. Per quanto riguarda la sicurezza stradale, sono in corso di realizzazione i lavori della rotonda Cafaggio. Una rotonda che mira a migliorare la sicurezza della viabilità su un incrocio che presentava alcune criticità, soprattutto per la scarsa visibilità e per la velocità che raggiungevano i mezzi in quel tratto di strada in uscita dall'abitato di San Piero. I lavori alla rotatoria di Cafaggio fanno parte di una serie di interventi che abbiamo progettato sulla via provinciale per cercare di contenere la velocità dei veicoli e per migliorare la sicurezza del paese di San Piero dal punto di vista della viabilità, appunto. Sempre in tema di sicurezza stradale, sono in corso di realizzazione anche i lavori per il nuovo impianto di illuminazione lungo la strada che collegherà la nuova rotatoria di Cafaggio con la rotatoria Novoli, quindi che passa attraverso la strettoia in località La Luna, dove verranno appunto posizionati dei nuovi lampioni con illuminazione a LED. Sempre in tema di sicurezza stradale è avviato il cantiere per la realizzazione della nuova illuminazione presso l'incrocio tra via Le Mozzete e la strada provinciale 129 di Masso Rondinaio. È un incrocio che negli ultimi anni è anche stato interessato da un tipo di viabilità, per così dire, alternativa, dovuto alla crescente frequentazione della Via degli Dei da parte dei viandanti. Quindi cerchiamo di mettere in sicurezza anche un tipo di traffico lento, pedonale e diverso. Ecco. Didattica, buoni spesa, mascherine è un nuovo progetto a cui ha aderito l'amministrazione comunale del comune di Scarpieri e San Piero, legato al microcredito per tutte quelle persone che si trovano in difficoltà, portato avanti da diverse associazioni di volontariato del territorio mugellano. La Toscana è uscita dalla zona rossa, per fortuna, quindi alcune limitazioni insomma sono venute meno, ma soprattutto la cosa più importante è che i ragazzi dal 9 dicembre, i ragazzi delle seconde e terze medie potranno rientrare con didattica in presenza. Per quanto riguarda il comune, devo segnalare appunto che abbiamo avuto una nuova cifra dedicata alle buoni spesa di circa 64.000 euro e sarà erogata alle famiglie, alle persone che ne hanno bisogno e ne faranno richiesta con una procedura aperta, quindi non c'è una scadenza. A differenza dell'altra volta abbiamo fatto due moduli, perché per chi ha le stesse condizioni diciamo della volta scorsa durante il lockdown di primavera basterà sottoscrivere questo e la cosa sarà ancora più agevolata. Chi invece si appresta per la prima volta a richiedere buoni spesa dovrà produrre un po' di documentazione, ma molto semplice e facilitata, proprio perché l'intenzione del governo è quella di erogare questi buoni prima di Natale, quindi senza richiesta di ISE o altri documenti molto complicati. Tra l'altro noi come comune confermiamo l'iscrizione di un conto corrente dedicato al quale i nostri cittadini possono, se vogliono, fare delle donazioni che andrebbero ad incrementare sempre questi buoni spesa, quindi in favore di altri cittadini, nostri concittadini che hanno bisogno in questo momento di difficoltà. Inoltre, come amministrazione comunale abbiamo aderito ad un progetto molto interessante e utile sempre, ma in questo momento in particolar modo, cioè un progetto di microcredito alle famiglie e persone che sempre si trovano in difficoltà economica, che magari non riescono a trovare banche o altre istituzioni che li possano fare credito. Noi dedichiamo per questo, come amministrazione comunale di Scarpieri e San Piero, 30.000 euro.